Assessore, la Regione decide di avviare una forte lotta al bullismo. Sì, cominciamo da qui, cominciamo con, con un atto che è la firma di un protocollo, lo faremo insieme all'ufficio scolastico regionale con la dottoressa Altomonte, questo percorso che deve vedere la scuola davvero al centro della formazione dei nostri ragazzi. Però vogliamo una scuola che sia sicura ed è per questo che abbiamo cominciato, al di là delle analisi di quelle che sono proprio le strutture scolastiche, vogliamo che questa sicurezza passi attraverso eh, intanto il contrasto a questo fenomeno del bullismo. vogliamo attraverso oggi eh, segnalare il problema ma vogliamo anche istituire una giornata contro il bullismo che sarà il terzo lunedì di ogni mese di marzo. Come materialmente si può contrastare il bullismo nella scuola? Guardi, l'ufficio scolastico regionale è impegnato da tempo nel contrasto al bullismo. Abbiamo un osservatorio regionale permanente sul bullismo, abbiamo delle strutture periferiche. Eh, io più che dire come materialmente si può contrastare, vorrei dire che eh, bisogna approcciarsi bene al problema. Eh, noi fir firmeremo un'intesa di contrasto al fenomeno del bullismo, non contro i bulli. Eh, il bullismo è un fenomeno antico. Se vi ricordate, Franti del, del libro Cuore che era definito sporco, brutto e cattivo. In realtà, Franti non era cattivo, ma era il cattivo. Era eh, un ragazzo che eh, recitava il ruolo oh, di cattivo, supportato in qualche modo anche solo col silenzio dal, dal gruppo classe. Quindi il problema va. Eh, approcciato e affrontato in maniera integrata fra le varie istituzioni e non come problema del singolo ragazzo ma come problema del gruppo classe, quindi certamente per punire, certamente per correggere ma prima ancora per capire ed essere di sostegno al, ai giovani e alla, alla classe, di capire dove nasce il disagio spesso in famiglia, spesso nella scuola e di contrastarlo. Il Cirisdi è pronto al rilancio, sono, saranno firmate nelle prossime ore, dopo questo protocollo che riguarda la scuola e il bullismo, una serie di accordi che invece riguardano la formazione. Sì, cominciamo dal, dal bullismo, dalla giornata del bullismo eh, che è ovviamente organizzata dalla Regione siciliana e segnatamente dall'assessorato alla pubblica istruzione, alla, da Marilla Lobello intenderci oltre che dall'ufficio regionale scolastico, noi siamo di supporto come ceristi ma stiamo lavorando insieme con loro e soprattutto stiamo lavorando insieme con l'Università di Palermo e con la IULM l'Università di Milano in più abbiamo un accordo di partenariato che sta per essere firmato con la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione la firma avverrà proprio giovedì prossimo avremo il piacere di ospitare il Presidente della SNAI, il Professore Tria e sarà come dire, un punto di svolta per il CERISTI perché la storia del CERISTI cambierà: non più contributi, finanziamenti, ma commesse ed erogazione di servizi. Finalmente il CERISTI comincia a fare il mestiere per il quale è nato, cioè il mestiere della formazione d'eccellenza in Sicilia. Finalmente. Mm.